Sì, grazie Presidente. Mi sento di intervenire anche in discussione generale, e dopo ovviamente l'illustrazione, perché, ripeto, mi spiace, ma trovo un clima secondo me sbagliato da parte dell'opposizione, o quantomeno da parte di una parte dell'opposizione. Scusate ancora una volta il gioco di parole. Per quanto riguarda la TVA, è un progetto, penso, universale, per l'area che interessa, per il valore trasportistico, per il valore culturale. Non abbiamo mai avuto problemi a dirlo, è un'opera che nasce sotto la consegnatura Rutelli. Io ho fatto anche personalmente i complimenti a chi in quell'epoca portò avanti questo progetto. Quindi non c'è nulla di male se si recuperano delle idee del passato, anzi, se si recuperano idee del passato vuol dire magari che erano delle idee buone. Rubo una battuta all'assessore Montuori che ha fatto proprio su questo tema qualche tempo fa, quando abbiamo fatto una grande assemblea partecipata nella protomoteca, dove tanti pezzi di città si sono detti favorevoli a questo progetto, che ripeto è un progetto che oltre ad avere un altissimo valore trasportistico ha anche un altissimo valore di riqualificazione e rilancio del centro storico della nostra città. Quindi ripeto, da questo punto di vista veramente trovo secondo me poco fondate le polemiche che stanno nascendo in quest'aula sul metodo. Mi sembra un metodo assolutamente lineare, anche perché non dimentichiamoci che queste opere erano dentro la delibera di giunta di giugno del 2017 delle cosiddette invarianti. Quindi erano già ormai più di 2 anni fa, questa amministrazione disse: io ho una serie di punti fermi, lo dice la parola stessa, che vorrei portare avanti il prima possibile nelle more della stesura e redazione del PUMS, che è una procedura ovviamente prevista dalla normativa molto lunga e complessa, perché di fatto si tratta di un piano regolatore della mobilità della città e quindi ha un iter inevitabilmente molto lungo e complesso. Quindi anche il metodo mi sembra abbastanza lineare. C'è un bando che il Ministero fa tutti gli anni e l'Aula dice all'assessore ai trasporti attivati con i nostri tecnici per portare al Ministero questi progetti. Quindi ripeto, fossi un consiglio di opposizione sarei grato alla maggioranza che porta in Aula questi atti, perché così si può discutere tutti quanti su cosa portare al Ministero. L'avremmo potuto fare magari in una riunione con la sindaca, l'assessore e il presidente Calabrese, invece abbiamo detto no, lo decidiamo tutti quanti insieme, anche per dare una forza maggiore quando andremo a portare queste istanze al Ministero, che non saranno le istanze del Movimento 5 Stelle, ma saranno le istanze di Roma Capitale. Quindi ripeto, ribadisco ancora una volta, anche nel metodo mi sembra onestamente un metodo abbastanza corretto. Per quanto riguarda invece il tram su Via dei Fori Imperiali, sono visioni di città diverse. Ripeto, in tantissime parti del mondo coesistono tram e pedoni, perché il tram con le tecnologie del 2020 è un sistema di trasporto che ha un bassissimo impatto acustico, sonoro e di vibrazioni. Basta andare in Francia, basta andare in Germania e vediamo tantissime città dove ci sono solamente tram e poi spazi enormi per i pedoni. Quindi quale occasione migliore di farlo a Via dei Fori Imperiali, che è una strada dove inevitabilmente l'accesso deve essere garantito, e quindi quale occasione migliore di arrivarci anziché con l'autobus, che sicuramente è più inquinante, più pesante, quale occasione migliore di andare Via dei Fori Imperiali con il tram, che anzi diventa un'occasione per portare più turisti, più cittadini in quello che è sicuramente un sito universalmente riconosciuto. Quindi ecco, Presidente, mi sentivo un pochino di chiarire questi aspetti che secondo noi sono fondamentali. In tutta onestà, ripeto, io sono sempre una persona abbastanza oggettiva, ma criticare questo atto di indirizzo lo trovo onestamente fuori luogo. Ripeto, avrei accettato magari una polemica, una critica che ci avesse detto: come mai ci avete impiegato 3 anni per recuperare un progetto che già c'era, lo dovete recuperare 2 anni fa? Questa magari sarebbe stata una critica che avrei accettato, ma invece tutto il resto, ripeto, ribadisco con il massimo rispetto per i colleghi, ma mi sembra onestamente fuori luogo. Grazie.